Eccoci qua, Pierpaolo Sileri. Scusi, parto subito dalla notizia del giorno. No, siamo tutti in questo momento felici, parliamo di un vaccine day che c'è, parliamo già dei nomi dei primi vaccinati. La domanda che io le faccio è: la macchina è pronta per mettersi in moto? Quanta benzina abbiamo? Che è la vera grande domanda, no? Ci sarà la possibilità di andare avanti senza problemi? Abbiamo un problema di dosi perché alcuni vaccini sono più lenti di quello che prevedevamo? Allora, se lei per benzina intende ovviamente i vaccini, si parte il 27 con una giornata di vaccinazione che è simbolica, che si vaccinano poco meno di 10.000 persone e rappresenta un giorno importante perché è il calcio d'inizio di una partita che durerà però diversi mesi. Dal mese di gennaio le dosi che arriveranno saranno ovviamente crescenti come numero. Si parte con il vaccino Pfizer-BioNTech, che è il primo vaccino che ha avuto l'autorizzazione dell'EMA, e poi spero arriveranno le autorizzazioni dell'ente regolatorio anche degli altri vaccini, e quindi la numerosità dei vaccini da poter somministrare sarà sicuramente maggiore. Se poi parliamo delle sedi di stoccaggio, siamo pronti, mancano ancora poche decine di siti individuati dalle regioni, ma si tratta davvero di 33 siti su 300 già comunicati. Vi è già la lista, come vedete, per i primi già vi è la lista dei nomi. Sarà secondo me molto più facile rispetto a tutte le preoccupazioni attualmente circolanti. Ripeto, i vaccini non arrivano, 60 milioni di vaccini tutti insieme da poter fare, quindi sarà gestibile. Lei prevede che prima l'estate saremmo già arrivati all'immunità di gregge, dovremmo aspettare invece alla fine dell'anno? Sono invece un po' più, non preoccupato perché non è il termine corretto, ma ovviamente più cauto nel potervi dire quando avremo l'immunità di gregge, perché tutto dipende da quando gli altri vaccini raggiungeranno il traguardo dell'autorizzazione, perché è chiaro che finché non hai tutti i vaccini disponibili da poter distribuire non possiamo nemmeno fare una previsione. Possiamo dire che se tutto va bene, ricevono le autorizzazioni nel primo trimestre del 2021, è possibile, non ho detto probabile, possibile che una buona quantità di cittadini italiani possano essere vaccinati prima dell'estate. Ma attenzione, non significa aver raggiunto l'immunità, la protezione di gregge. Io la chiamo più protezione di gregge che immunità di gregge, per la quale credo dovremo attendere tutto il 2021. Però per capirci, lei ed io abbiamo parlato spesso con lei del tema dei vaccini anti-influenzali, che è stato abbastanza incredibile, con vaccini introvabili, persone fragili che non si riuscivano a vaccinare. Ecco, questo rischio con il vaccino anti-Covid secondo lei non si corre? È diversa la procedura di approvvigionamento dei vaccini, che mentre per l'anti-influenzale viene basata sullo storico, e lo storico di quest'anno è stato incrementato notevolmente rispetto allo scorso anno, ma è di base regionale, chiaramente con coordinamento centrale, ma è la regione. In questo caso l'approvvigionamento fa parte di scorte acquistate a livello centrale europeo e a noi spetta il 13,5% delle dosi. Poi, se qualche produttore improvvisamente non riuscisse a portare a termine, non dovesse ricevere la certificazione, è chiaro che lì può nascere un problema che però potrà essere prontamente risolto a livello centrale europeo acquistando più dosi magari di un altro fornitore. Però al momento mi sembra che le tabelle di marcia siano state ampiamente rispettate. Senta, ieri il professor Ricciardi, qui collegato con me, che è consulente del suo ministero, ha detto: per me ci vorrebbe un lockdown ragionato fino a febbraio, così come stiamo andando avanti non ce la faremo ad abbassare davvero la curva dei contagi. L'ha ridetto in qualche modo anche Raffaele Bruno, l'infettivologo di Pavia, che ha curato il paziente 1 stamattina, ha detto: serve un altro lockdown. Lei che ne pensa? Ma io rimango della stessa idea di aprile del 2020 e fino a quello che ho detto ogni singola intervista, cioè servono dei lockdown mirati chirurgici. Abbiamo dei 21 parametri che ci hanno guidato nel momento iniziale della seconda ondata, portando la stragrande maggioranza delle regioni, se non quasi la totalità, a un livello giallo. Adesso lasciamo perdere il periodo natalizio, che pone altri problemi di rischi, e perciò sono state fatte queste ulteriori restrizioni. Quello secondo me è un modello vincente dal punto di vista di controllo dei contagi, e quindi ci saranno stop and go
a seconda dei contagi. Sileri. Poi ci sono le variabili, vedi la nuova variante. Ecco, a proposito di variabile, esattamente, la variante inglese. Stamattina Bassetti mi dice è una grande bolla. In Italia c'è già, l'unico problema che abbiamo noi è che non riusciamo a fare l'analisi del, come ha detto, genetica, del genoma, è perché non abbiamo i fondi per farla, ma ci sono già, c'è già la variante inglese in giro. Non ne facciamo questo polverone, chiudiamo i voli, teniamo gli italiani in Inghilterra, è tutto inutile. Allora, io e Matteo Bassetti non ci siamo sentiti, e già stamattina, e compreso ieri, ho detto che secondo me la variante è già molto più diffusa di quello che pensiamo, e forse andrebbe ricercata laddove il numero dei contagi, nonostante le azioni intraprese, ha avuto una crescita maggiore. Vedremo nei prossimi giorni le ulteriori analisi che sono state fatte anche sul territorio, laddove ci sono stati dei cluster più improvvisi in termini di tempo e di numerosità, e vedremo se era, secondo me è già circolante in Europa. È molto difficile pensare che nel sud-est dell'Inghilterra parta una variante, considerando poi la mobilità di persone fra l'Inghilterra e il resto dell'Europa. Pensi semplicemente una cosa: noi abbiamo 800.000 italiani in Gran Bretagna, di cui poco più della metà a Londra. Se lì il virus circola da più di un mese, davvero vogliamo pensare che nessuno... Quindi è stata una mossa un po' di panico chiudere i voli, fortunati, perché alla fine non serviva più di tanto. No, serve chiudere i voli, perché è chiaro che la massima precauzione possibile. No, attenzione, la chiusura dei voli è stata necessaria ed è giusto che sia così. Serve chiaramente il piano B per il rimpatrio, e mi sembra che si stia lavorando in maniera molto adeguata. Però attenzione, siccome quello che vi dico è impressione, possibilità, e la scienza invece porta i numeri, nel mentre è giusto bloccare. Non l'ha fatto solamente l'Italia, l'ha fatto anche altri paesi europei. Veniamo un momento al Sileri.